Nel corso dell'episodio 240 di AEW Dynamite, l'All Elite Wrestling ha tirato quel proverbiale freno a mano che secondo tanti avrebbe dovuto tirare comunque già dopo Dynasty, tuttavia arriva effettivamente adesso in una puntata che, per quanto magari complessivamente non ha avuto tanti grandi match, comunque sì, ha messo dei tasselli importanti per quanto riguarda la narrativa della compagnia di Tony Khan, e soprattutto c'è stato un grande annuncio che di tassello importante per Double or Nothing ne ha aggiunto uno e decisamente non di poco conto. Ma ancora una volta benvenuti o bentornati su Wrestling Unico Amore, con voi come sempre il vostro Draco, ancora un po' scarmigliato, ancora un po' che si deve riprendere dalla nuova nottata appena passata per vedere la puntata di Dynamite su Thriller TV, però eccomi qui per parlare insieme a voi di uno degli avvenimenti più importanti appunto della puntata, perché la scorsa settimana Kenny Omega ha fatto il suo ritorno in scena in All Elite Wrestling, un Kenny Omega ovviamente accolto in modo molto caloroso da parte del pubblico, allo stesso tempo un Omega che, come facilmente prevedibile, è stato raggiunto anche da i membri di questa nuova elite che stiamo vedendo all'interno della AEW, un Omega che tra l'altro si è ritrovato anche faccia a faccia con niente meno che Kazuchika Okada, al quale ha chiesto un po' di mesi per rimettersi in forma e poi magari far rivivere la loro rivalità all'interno della AEW. Tuttavia appunto la Elite, come già detto nel video di settimana scorsa, in questo momento vuole neutralizzare i suoi nemici, non li vuole affrontare effettivamente vis-à-vis, diciamo in campo aperto. Ecco che appunto Kenny Omega è stato vittima di un attacco molto pesante da parte dei membri della Elite, che poi nel seguito, diciamo nella puntata di Rampage che è partita subito dopo Dynamite, si è visto, hanno continuato ad attaccare Kenny Omega anche nel backstage con Matthew Jackson, che gli ha detto che sostanzialmente non c'è nulla di personale, è solo una questione d'affari. Beh, e diciamo che tutto questo ha creato un po' già sostanzialmente dei primi schieramenti in questa storia che stiamo vedendo in AEW. Una storia che, come tanti hanno già detto, potrebbe essere una nuova macro storia effettiva che toglie un po' questo spauracchio, questa sensazione sbagliata totalmente, che in All Elite Wrestling non ci siano storie, però comunque sia, diciamo, bisogna stare anche ben attenti, secondo me, a non rendere tutto questo come comunque l'unica storia importante all'interno dell'AEW. Ma intanto bisogna andare per gradi, perché come già detto comunque sia si sono creati adesso effettivamente degli schieramenti con la Elite da una parte, Omega dall'altra, e qualcuno che adesso deve andare per forza, diciamo, di riffo di raffa a dare supporto, no, alla Best Bout Machine. Ecco che arriviamo a questa settimana per la quale è stato annunciato un importante annuncio di Kenny Omega durante una apparizione nel corso della puntata, quindi già tutti presagivano un altro ritorno comunque on screen di Kenny Omega in AEW. Tuttavia Kenny Omega ci viene mostrato niente meno che in un letto d'ospedale nel corso della puntata di Dynamite, un Omega che si scusa per non essere presente live, però comunque ha delle cose abbastanza importanti da dire. E così appunto Omega dice che sostanzialmente ciò che ha fatto, ciò che meglio gli ha detto Matthew Jackson la scorsa settimana dopo l'aggressione nel backstage, ovvero che si trattava sostanzialmente solo di questioni d'affari, beh, l'ha un po' illuminato. Adesso anche lui in qualche modo vuole dire la sua in questo affair, diciamo, ed essendo un EVP appunto Omega prende in mano la situazione e dice che a Double or Nothing ci sarà un match, un Anarchy in the Arena match, il terzo nella storia della AEW, dove la nuova Elite, questa fantomatica miglior versione della Elite, andrà in battaglia contro quello che Omega stesso ha ribattezzato come il team AEW. Un team che diciamo deve ancora prendere forma, ma Omega intanto anticipa che due ragazzi sono già pronti per salire sul ring
contro le Elite, e quei ragazzi sono niente meno che gli FTR, ovvero Dax Harwood e Cash Wheeler, che già anche a Dynasty abbiamo visto andare contro gli Young Bucks per cercare di diventare loro i primi tre volte campioni di coppia della AEW. Non ce l'hanno fatta per via del rientro di Jack Perry, però sostanzialmente adesso si presenta per loro una nuova occasione per riscattarsi contro gli Young Bucks, che in qualche modo, diciamo, hanno aumentato molto il fuoco, il calore nei confronti degli FTR. Ricorderete magari anche, no, con la teoria del complotto che hanno portato dopo la rivelazione del footage di All-In degli Young Bucks, che se magari prima erano soprattutto loro ad avere delle accredini con gli FTR, beh, adesso sono decisamente in qualche modo minacciati dall'astio che hanno gli ex campioni di coppia della All Elite, degli Young Bucks, che però sostanzialmente, così come anche il resto dell'Elite, si sentono molto in campana, perché per quanto ci può essere qualcuno che ce l'abbia con loro, giustamente loro in questo momento sono in una posizione di forza, perché sono in quattro, già comunque in qualche modo assemblati, uniti. Beh, però alla fine Kenny Omega l'aveva già detto durante il suo video: delle altre persone si sarebbero unite agli FTR, ma sarebbero stati gli FTR a rivelare effettivamente di chi si sarebbe trattato, e quelle persone poi vediamo nel corso della puntata di Dynamite rivelarsi come niente meno che Bryan Danielson e Eddie Kingston. Infatti mentre l'Elite è al centro del ring, sostanzialmente un po' se la sta cantando e se la sta suonando da sola, gli Young Bucks dicono che loro controllano lo show, Okada manda frecciatine ad Omega dicendogli di tornare presto, e poi imitando la sua taunt, quella, no, del il gesto della pistola a cui viene dato il bacio prima di dire good night e goodbye. O meglio, al contrario, però comunque sia, al di là di tutto, arrivano gli FTR. FTR che ovviamente non vedono l'ora in qualche modo di appunto arrivare a un nuovo confronto con questa Elite, e quindi rivelano appunto prima Eddie Kingston e poi niente meno che l'American Dragon Bryan Danielson. E chi potrebbe già magari iniziare a lanciare in qualche modo indignazione contro questa scelta da parte della All Elite Wrestling? Beh, ricordiamo innanzitutto che Eddie Kingston ha perso il titolo Continental proprio contro Kazuchika Okada, un Kazuchika Okada che tra l'altro è stato affrontato in tempi recenti per ben due volte da parte di Bryan Danielson, nello scontro più recente, diciamo, di quest'anno a Wrestle Kingdom, l'anno scorso a Forbidden Door. Tra l'altro, proprio contro Kazuchika Okada si scaglia Bryan Danielson una volta che i quattro arrivano tutti insieme all'interno del ring e c'è effettivamente un nuovo confronto fisico con i membri della Elite, con Matthew Jackson che è bellissimo, vuole cercare ancora di parlare, di tenere la situazione in qualche modo da un punto di vista, no, diciamo, solo di scontro verbale, però niente, Eddie Kingston e gli altri non ne hanno assolutamente voglia, e quindi appunto parte la rissa che chiude così la puntata 240 di AEW Dynamite. Un finale che ancora una volta, secondo me, in questa settimana ci mostra quanto comunque la All Elite Wrestling vuole sperimentare, vuole provare a fare qualcosa di diverso. Io ovviamente non ho la ricetta in mano, non ho tutto il copione e vi dico, no, dove vogliono arrivare, dove vogliono andare a parare, però c'è sicuramente una voglia di sperimentare, perché abbiamo un'altra settimana consecutiva, tra l'altro, in cui Dynamite non si chiude con un grande match, un grande scontro, persone che rimangono grondanti di sangue, campioni che alzano le cinture. No, si chiude con un segmento, si chiude facendo un teaser a qualcosa che potrebbe accadere in futuro, ed è questo una delle cose, una, diciamo, degli aspetti che alcune volte è stato imputato come mancante alla All Elite Wrestling, ovvero quello di non riuscire a mettere un po' di pepe in più che vada oltre appunto quel grande match che magari si può offrire durante una puntata, al di là poi di quanto questo possa essere vero, falso,
di quanto magari si possa sentire l'hype un po' più forte per un incontro che viene annunciato per la prossima settimana, però adesso effettivamente a conti fatti stiamo vedendo qualcosa di diverso. Funzionerà il vostro hype? Cresce comunque con queste situazioni? Il vostro interesse lievita di settimana in settimana anche con questi un po' teaser, con questi segmenti un po' particolari che rimandano a situazioni future? Beh, è il momento decisamente giusto per dirlo e quindi di volare qui sotto nei commenti scrivendo le vostre opinioni e anche quello che potrebbe succedere di qui alle prossime settimane, perché comunque è opportuno adesso fare un po' di chiarezza, diciamo, nella situazione, perché sostanzialmente abbiamo i team per l'Anarchy in the Arena. Anarchy in the Arena, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, è composto di 4 persone per schieramento. Quindi da un lato abbiamo la nuova Elite, Okada, Jack Perry e gli Young Bucks, dall'altro lato appunto FTR, Brian Danielson e Eddie Kingston. Quindi sostanzialmente la formazione c'è, il match c'è. Adesso bisogna iniziare a pensare a cosa potrebbe succedere anche nel match e successivamente, perché magari alcune persone ce l'hanno scritto anche sui nostri social, pensavano che questo Dynamite sarebbe stato il Dynamite in cui sarebbe stato reintegrato Hangman Adam Page, che ricorderete era stato sospeso dagli Young Bucks per via delle sue azioni a AEW Revolution. Però tanti pensano che Hangman Page potrebbe andare a schierarsi dalla parte di Kenny Omega vista la sua sospensione, ma io ve la butto lì: perché Hangman Page invece non potrebbe schierarsi dalla parte di questa nuova Elite e andare quindi in qualche modo a completare un percorso di cambiamento per il suo personaggio, che in qualche modo abbiamo già visto già nelle settimane scorse diventare di nuovo molto frustrato, molto aggressivo, desideroso comunque di riscattarsi, specie su un nemico in particolare, ovvero quello Swerve Strickland, al quale gli Young Bucks stanno cercando un po' di combinarne di tutti i colori. Quindi attenzione, perché comunque sia dopo l'Anarchy in the Arena un altro match comunque con degli schieramenti che potrebbe crearsi è il Blood and Guts, e quindi appunto cercare di iniziare a mettere un po' tutti i tasselli al loro posto adesso che è stato annunciato questo incontro, adesso che in qualche modo sappiamo anche all'interno dell'AEW chi si solleverà contro la Elite e quindi appunto coloro che saranno nell'Anarchy in the Arena, beh, possiamo anche provare a immaginare dove si collocheranno quelli che ancora non hanno preso una posizione. Ma intanto appunto aspetto le vostre opinioni qui sotto nei commenti, magari ne possiamo parlare anche nel nostro gruppo Telegram. Ovviamente trovate sempre tutti i link in descrizione del video per poterci raggiungere ovunque siamo presenti, e ovviamente l'appuntamento è sempre un prossimo video qui su Wrestling Unico Amore.